Ancora si parla di Don Ciotti, intanto un caro saluto a tutti voi. Dopo le scritte apparse giorni fa in occasione, proprio in vicinanza della manifestazione della giornata dell'impegno e della memoria, dopo qualche giorno a Palermo, scritte sempre contro Don Ciotti, e poi anche il dibattito politico che ha ritrovato Locri come location principale, con prese di posizione ufficiale da parte, per esempio, della minoranza dell'attuale Consiglio Comunale di Locri, chiaramente nei confronti del sindaco di quella cittadina, Giovanni Calabrese. È chiaro, in ogni caso, che i problemi di una società sono estremamente importanti, soprattutto quando attengono a questioni di ordine pubblico a causa della presenza dei clan di 'Ndrangheta. Purtroppo ogni paese di questa nostra regione ha la rappresentanza in questo senso, cioè dei clan, e questo è un problema. Ora, senza voler fare facile interpretazione, facili analisi, c'è un'indagine in corso, non sappiamo alla fine chi abbia fatto quelle scritte, realizzato quelle scritte sui muri dell'Episcopio contro Don Ciotti a Locri, ci sarebbero delle immagini, si sta fortemente sospettando che si tratti di una persona di sesso maschile, ma a Palermo chi è stato? Noi abbiamo già affrontato l'argomento, abbiamo pensato anche ad una sorta di scambio di cortesie tra clan, abbiamo anche ipotizzato che potesse essere stata una bravata quando si parlava di Locri, abbiamo anche ipotizzato che ci possa essere dietro una mente unica che riesce a superare anche le cosiddette giurisdizioni dei locali di 'Ndrangheta. Insomma, abbiamo tentato di dare delle idee, certamente non abbiamo la soluzione in tasca. Il fatto poi però che ci sia una caratterizzazione politica rispetto ad una vicenda che comunque è grave e poco rispettosa anche dell'impegno di un uomo che si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo con lui, da molti anni è in prima fila, non piace molto, perché il dibattito politico in questo senso dovrebbe essere univoco, dovrebbe essere coro unico nel condannare. E questo in realtà è stato fatto il gesto, ma anche nel sostenere quello che è l'impegno di una realtà importante come è certamente Libera e di una persona che ha dalla sua tanta capacità come è Don Luigi Ciotti. Non sappiamo a questo punto dire cosa accadrà, se il dibattito politico sull'argomento si stempererà, si smorzerà con il passare del tempo. Probabilmente ci permettiamo in punta di piedi e con assoluta calma e rispetto di dire, beh, prima di parlare aspettiamo un attimo, cerchiamo di capire come stiano andando le cose. Si sa che la criminalità mafiosa è forte, si sa anche che qualche colpo lo ha subito, probabilmente non è sufficiente per superare definitivamente il problema, ma che si crei una realtà di piazza, che si crei un movimento di piazza, che può anche essere un movimento di pancia, ma è un movimento comunque forte, genuino, perché il 21 a Locri c'erano i parenti delle vittime innocenti di mafia, non dimentichiamolo. Beh, su questo bisogna investire, su questa strada bisogna, secondo noi, che abbiamo anche qualche anno di cronaca nera sulle spalle, di cronaca giudiziaria e ne abbiamo viste di cose brutte, secondo noi presumiamo, insomma, che si debba lavorare su quella direzione, cioè che tutti, prescindendo dalle strumentalizzazioni, prescindendo dalle bandiere, condividano l'impegno comune. Mi si dirà, ma cosa stai dicendo? È ovvio che siamo tutti contro la criminalità mafiosa, si chiami 'Ndrangheta, si chiami mafia, si chiami Camorra o Sacra Corona Unita, ma probabilmente il dibattito è necessario che sia un po' più sereno rispetto a quelle che sono le decisioni da assumere, che non possono che avere un'unica finalità, combattere le mafie. Venerdì scorso Maria Teresa Criniti ha fatto record di ascolti con la sua linea aperta perché ha avuto degli ospiti
con i quali proprio si è parlato di Don Ciotti, e ci sono voci discordanti. C'è anche chi è contro Don Ciotti in termini di metodi, per carità, non sono lotte personali. Ora, non per sposare questo o quella idea o opinione, un giovane sacerdote, chiedo scusa, in questo momento mi sfugge il nome, che è stato ospite di Maria Teresa, una cosa importante l'ha detto e credo che la si debba condividere tutti. Non esistono preti antimafia, ma questo non vuole essere una critica a Don Ciotti, per carità. Un prete deve fare il prete, e quindi è chiaro che nel suo esercizio pastorale esiste anche la lotta alle mafie, questo è scontato. Ma non ci devono essere targhe di preti antimafia. Tempo fa, quando lavoravo in un'altra televisione, lo diciamo, non abbiamo questi problemi, né l'editore li ha, RTV, conducevo un programma che si chiamava In mezz'ora appena, andava in onda di domenica e poi aveva le repliche. Vi assicuro che fece record d'ascolti l'intervista con un sacerdote della Piana che disse e ribadì proprio questo concetto. Io non mi sento un prete antimafia, mi sento un prete, e questo basta. Ci vediamo domani. Mosaico digitale Siderno. Semplicità, leggerezza, libertà e forza espressiva. Riproduzione di immagini su qualunque superficie interna. L'arredo elegante e originale. Mosaico digitale Siderno, via Ionio 22, Siderno Marina. Ristorante La Villa, dal 1984 a Siderno. Aperto a pranzo, per cena, su prenotazione. Ogni giorno alla villa gustose novità gastronomiche, il mix tra antiche tradizioni, modernità. Assoluta la qualità dei prodotti usati. La villa ospita feste di compleanno, eventi e convention. Ristorante La Villa, in Piazza delle Palme, davanti Banco di Napoli, Siderno. Autoricambi Schirripa, efficienza, puntualità, competenza, convenienza. Autoricambi Schirripa, via Circonvallazione Nord 32, Siderno. Panificio, biscottificio, pizze Nonna Lucia di Rosella De Luca, via Pitagora 3133, Caulonia. Parafarmacia Falletti, farmaci OTC e SOP, dermocosmesi, infanzia, fitoterapia, integrazione alimentare, veterinaria, celiachia. Corso della Repubblica 96, Siderno. L'eleganza, la classe, la sartorialità. La sartoria del maestro d'arte Francesco Furfaro. Abiti su misura che sfidano il tempo. L'eleganza non è farsi notare. La sartoria di Francesco Furfaro, Piazza delle Palme 3, Siderno. La tecnologia al servizio dei clienti. La modernità che accompagna il lavoro di ogni giorno. La competenza e la puntualità nei servizi. Tutto questo è Telephone Life Wind 3. Telefonia e accessori, le migliori marche di telefonini, di tablet e tutto ciò che serve per essere sempre connessi. Telephone Life, Galleria Tasso, dietro sede Banca BNL, Siderno.